Poche priorità, quindi clima, foreste, oceani, diciamo campagne molto specifiche, facciamo poche, per cercare di farle anche bene, perché chiaramente noi abbiamo un bilancio che dipende esclusivamente dalla donazione individuale. Ma voi siete ONG o ONGS? Noi siamo ONG. Noi siamo ONGS, siamo ONGS in quanto facciamo parte sin dall'inizio della lista delle associazioni di conoscenza del Ministero dell'Ambiente. E abbiamo, diciamo così, per darvi un po' il quadro di cos'è Greenpeace nel mondo, operiamo in 40 paesi attraverso 27 uffici nazionali o regionali. Abbiamo 2.800.000 sostenitori nel mondo, 64.000 in Italia. I nostri uffici più forti sono Germania, siamo nati in Canada nel 71, sulla storia, la fotografia che vedete all'ingresso con i nostri fondatori che partirono con peschereccio per cercare di bloccare le teste nucleari americane. E abbiamo, diciamo così, qui una 40-42 persone in staff, un percorso come forse avete visto, esatto. Nel senso che le nostre azioni di protesta poi finiscono quasi sempre in tribunale, fa parte un po' anche della nostra, cioè per noi è un fatto di testimoniare la serietà delle nostre ragioni, quelle di accettare anche i rischi legali. Abbiamo fatto adesso, abbiamo un processo in corso a Milano per l'utilizzo del logo N. Abbiamo il 19 aprile abbiamo avuto una sessione del processo ad Adria per azione su Porto Torre. Ne abbiamo praticamente adesso un altro, mi sembra maggio, un altro a Brindisi, a Civitavecchia, praticamente quasi tutti i posti in cui c'è una centrale a carbone abbiamo un processo. In altri casi siamo noi a essere parte civile per danni ambientali o perché abbiamo fatto contestazioni sul processo autorizzativo di espansione di nuove centrali e di costruzione di nuove centrali. Quindi a Porto Torre siamo contemporaneamente stati, abbiamo impugnato la vecchia via del 2009 al Consiglio di Stato. Lì, ecco, lì sul Porto Torre secondo me si verifica proprio il massimo di chiarezza dell'arroganza che c'è stata, perché Porto Torre, la protezione impatto ambientale, noi nel 2009 l'abbiamo impugnata, abbiamo vinto assieme all'altra associazione nel 2011, quindi fu bloccata. Perché fu bloccata? Perché, e siccome Porto Torre, tra l'altro dal Veneto Padano, che ero lì, esatto, dal Delta del Po, il parco del Delta, che secondo la legge 394 che ha istituito il sistema dei parchi, deve essere un parco nazionale, alla fine la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto chiesero di fare due parchi regionali, e chiaramente il parco regionale ha un livello di tutela inferiore a quello del parco nazionale. Per dimostrare che avrebbero comunque tutelato, la legge del Veneto nel 96, mi sembra, indicava che l'unica possibilità di avere una nuova centrale nella zona del parco era a gas naturale o con un patto inferiore. Quindi fece questa legge a tutela del parco, una legge regionale. Tieni conto che la centrale di Porto Torre è una delle più grandi d'Italia e il perimetro del parco gli sta il giratorio, no? È un po' una cosa così. Quindi cosa è successo? È successo che per poter fare una qualunque valutazione di trasformazione l'opzione a gas era tra virgolette obbligatoria, bisogna prendere. La normativa della protezione impatto ambientale dice sempre che tu devi anche avere l'opzione zero, quindi tra l'opzione a carbone e l'opzione zero, quella intermedia è l'opzione a gas. L'abbiamo appunto impugnato, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, adesso ha ragione dietro della compagnia. Grazie di darlo. Ciao, Fernando. Piacere. Stavo un po' spiegando adesso le cose che riguardano le ultime vicende. Ho fatto una sintesi molto rapida delle nostre campagne. Quello che è successo lì è che quando noi abbiamo vinto, dunque, c'è il referendum del 2011, noi vinciamo il Consiglio di Stato maggio, dopo il referendum, da una parte Conte dice non avrei dovuto emigrare, adesso andiamo a carbone, e dall'altra
avevano proprio annunciato di farlo di cambiare la legge, tant'è vero che la legge del Veneto è stata cambiata con l'astensione della Puppato, che in Veneto l'astensione corrisponde a un voto contrario. Comunque lei non riusciva ad andare oltre la quota di astensione, anche se votava contro, comunque sono in minoranza, e quindi la legge fu cancellata. E l'Enel fece pure inserire in un, questo per dirlo anche come poi noi ci troviamo sempre, no, a dover usare le leggi, poi le leggi vengono cambiate perché cercano di andare avanti con le cose, e fece cambiare una legge in cui sostanzialmente in uno dei provvedimenti economici del 2011, poi c'ho anche riferimento normativo, fece aggiungere un articolo che ha creato poi un guazzabuglio dal punto di vista legale, per cui il Ministero dell'Ambiente, non capendo nulla di cosa doveva fare, ha chiesto al Consiglio di Stato che cosa dobbiamo fare. Il Consiglio di Stato ha detto, perché noi abbiamo comunque eccepito che tu non puoi, con manomettendo la legge regionale che era stata fatta proprio per giustificare il fatto che non facevi il parco nazionale, facevi il parco regionale, e quindi dovevi comunque dimostrare come regione che tutelavi, che garantivi una tutela. E in più c'avevano l'accordo per fare, c'era il terminale casino, l'accordo era quello di farla a gas. A gas, tant'è vero che lì vicino a Rovigo c'è il più grande regasificatore offshore, su cui noi non abbiamo fatto opposizione, perché come Greenpeace noi il gas naturale lo vediamo come una fonte di transizione comunque meno impattante, e soprattutto che si integra bene con le rinnovabili sia nel settore elettrico che quello termico, perché il gas è integrabile abbastanza meglio del carbone, ancora peggio nucleare, escludiamo dall'altra ragione. Quindi cosa hanno fatto? Hanno modificato queste leggi. Adesso c'è una situazione un po' bizzarra, per cui sostanzialmente il Consiglio di Stato ha detto al Ministero dell'Ambiente, che gli ha detto, ma cosa devo fare? Perché lei ha ripresentato e fa il confronto con la vecchia centrale a olio combustibile, su cui è già stato condannato il vertice dell'Enel, perché la vecchia centrale a olio combustibile non ha mai adottato le norme anti-inquinamento previste dalla direttiva dell'88. Cioè quella direttiva, l'Enel praticamente si è fatta da sola nel corso degli anni, perché prima era totalmente statale, quindi tra virgolette c'era questa scusa di fargli applicare la direttiva europea come cavolo voleva loro. Adesso l'Enel come è composta? Chi ha le quote? E il 31% c'è il governo. Con la 31%. 31%. Sia l'Enel che l'Eni. Sia l'Enel che l'Eni hanno il 31%. Nel caso dell'Enel, se non sbaglio, è del Ministero del Tesoro. Nel caso dell'Eni, se non sbaglio, è la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi il resto adesso sono investitori privati, sì, piccoli, sì, mentre che Unicredit o una di queste banche il secondo, ci avrà il 2%. Quindi comunque di fatto la strategia l'ha detta il governo, il consiglio di amministrazione. Loro il governo nomina i vertici. Loro dicono di no. Ma se nomina il consiglio di amministrazione di fatto. Infatti è così. È un opprobrio, perché loro sono, per così dire, controllate dal pubblico, con tutti i vantaggi di essere pubblici, però hanno una logica privata, con tutti i vantaggi di essere logica privata. Ora io adesso, noi non entriamo nel me come Greenpeace, a noi non ce ne frega molto, perché non è il nostro terreno, come dire, se deve essere pubblico o privato, questo è un problema più generale che aspetta più a voi che a noi. Noi quello che diciamo sostanzialmente è questo, noi non pensiamo che la rivoluzione energetica che si deve fare, che è una questione che riguarda, diciamo così, un cambio generale, no? Abbiamo fatto con il gruppo Casaleggio a suo tempo quella Terra Reloaded, no? Abbiamo coprodotto Terra Reloaded, quel video con l'intervista. Terra Reloaded. Esatto, sì, Terra Reloaded. Quindi lì sappiamo che la direzione è quella. Lo vediamo in Germania, un governo di centrodestra che fa, dal punto di vista degli investimenti e del cambiamento, in Germania stanno facendo una cosa che non soddisfa Greenpeace, però sicuramente stanno tagliando il nucleare, devono ridurre la quota a carbone. E noi ci troviamo di fronte, sostanzialmente, abbiamo visto, almeno in Italia, una politica del genere che ha aumentato la quota di produzione a carbone dal 34% del 2010 al 48,5% del 2012, cioè la produzione dell'Enel è scesa come quantità assoluta sul totale. È scesa la produzione ed è aumentata la quota. La quota a carbone è aumentata perché è entrata in funzione Civita Vecchia. Quando noi abbiamo fatto l'azione protodone per cui ci hanno... Chiamati in causa? Sì, siamo imputati, una trentina di noi. L'abbiamo fatta alla vigilia della presentazione da parte del governo Prodi del piano nazionale di allocazione delle emissioni, che diciamo, è il piano delle quote per
il sistema ETS, che è il sistema di scambio dei permessi di guida. Allora lì, secondo linea guida direttiva europea, l'Italia doveva presentare un piano con un massimo annuale di 186 milioni di tonnellate. Ne presentava uno di 209, perché doveva far spazio a Civita Vecchia e Porto Dolo. Quindi noi abbiamo fatto questa azione di protesta dicendo: guardate, voi il piano è troppo alto, perché la linea guida europea, perché gli diceva di fare di meno. La linea guida europea sostanzialmente ha questa logica: se tu fai politiche di riduzione dell'inquinamento anche nei settori non ETS, cioè trasporti, civile, perché ETS sono i grandi impianti industriali, i cementifici, le centrali elettriche, le acciaierie, se non hai fatto niente qui, allora devi, i tuoi obiettivi di riduzione devi fare tutti col sistema ETS. Quindi loro comunque presentarono al 209, noi siamo stati lì 3 giorni a occupare per protestare proprio alla vigilia della presentazione del piano, che era poi importante perché era il piano che avrebbe portato l'Italia fino al 2012 e come sapete l'obiettivo di Kyoto è la media del 2008-2012, quindi è il periodo in cui poi si vedeva se l'Italia aveva fatto il suo, aveva diciamo, ottemperato. Nel maggio 2007 la Commissione Europea infatti taglia il piano, non come dicevamo noi, ma in taglia di 13 milioni, sostanzialmente gli dice: guarda, o fate Civita Vecchia o Porto Tolo, in pratica gli taglia Porto Tolo. Questa cosa qui però non è bastata, lei ha continuato a mettere non più in quest'ultimo piano industriale, ma almeno per altri 3 anni ha messo un piano industriale Porto Tolo con un investimento di 1,5 miliardi. Adesso lo ha tolto perché anche perché non ha i soldi, perché c'ha il debito, no? Però tenendo il 30, immobilizzare comunque dei soldi. Esatto, il 30 c'è stata l'assemblea degli azionisti, noi partecipiamo attraverso la Fondazione di Banca Etica. Esatto. Noi collaboriamo con la Fondazione di Banca Etica ormai dal 2007. Quindi tu conosci Andrea Varanes? Ma noi collaboriamo con Varanes da anni. È il nostro rappresentante all'ENI, guarda che dell'ambientalismo alla fine Bono in questo paese è un'azienda elettrica che continua a ragionare come se fosse il monopolista di Stato, perché quando era monopolista di Stato di fatto la politica energetica la dovevano fare il Parlamento, dava le leggi e imponeva certe cose, ma di fatto la politica energetica le scelte facevano degli enti di Stato. Non è più un ente di Stato, ma si comporta come se fosse un ente di Stato ed è capace di far cambiare in 5 minuti, perché poi il cambio, questo emendamento a supporto della tesi che loro possono fare una valutazione di impatto ambientale a Porto Tolo senza presentare un confronto col gas, perché loro hanno fatto nel 2009, loro hanno fatto il confronto col gas, fatto come molto parziale, criticato dal vento addirittura, in cui sostanzialmente loro dicevano: siccome il cammino c'è un cammino più alto, l'espressione è maggiore, cosa che sappiamo non è, è una vecchia visione degli anni 70, perché comunque questi gas circolano, alla fine producono comunque del particolato fine che viene per un terzo è fatto da SVX e MX, che alla fine in atmosfera si trasformano, reagiscono con l'umidità e producono queste bombe, che sono quelle che a cui la comunità scientifica imputa la mortalità in eccesso. Cioè quando noi parliamo di morti, quando noi parliamo in tribunale su questo rapporto, sull'impatto sanitario, ci portano in tribunale, perdono al tribunale civile di Roma perché ci accusano di diffamazione in primo grado, poi sono fermati perché poi abbiamo anche chiuso il sito perché il sito è una campagna finita. Un altro fatto che per dirvi anche il tipo di atteggiamento, nel 2009 durante il G8 noi facciamo delle azioni, mentre c'è il G8 blocchiamo 4 impianti a carbone contemporaneamente per chiedere al G8 di prendere degli impegni più seri, insomma, anche perché il vero problema è che tu dovresti sostanzialmente intanto chiudere col carbone, poi dovresti avere una politica, diciamo così, dentro le riserve fossili, complessivamente ci sono quasi 3.000 miliardi di tonnellate, il budget atmosferico è un terzo di questo, cioè tu dovresti mantenere sottoterra 2/3 di quello che abbiamo per evitare di sforare i 2 gradi famosi di aumento. Prima di Copenaghen, l'ENI ci manda una lettera di danni per il 2006, facendo tutti i danni che loro ci imputavano per le variazioni. E lì scopriamo che a Brindisi, solo per Brindisi ci hanno chiesto più di 1,2 milioni, perché a Brindisi loro fanno un sacco di soldi. In realtà cos'è che noi poi contestiamo? Contestiamo il fatto che un
usare il carbone, soprattutto nella centrale di Lenzi, è molto conveniente, perché l'impianto è già ammortizzato. Tu produci a 20 euro al megawattora, a 20 a 62, perché il prezzo della borsa elettrica lo fa il gas, sostanzialmente. Il sistema con cui si fissano i prezzi della borsa elettrica è il sistema cosiddetto marginale, cioè l'ultimo impianto che entra fissa il prezzo per tutti, quindi se l'ultimo impianto quello più nuovo, quello a gas, luce a gas, quello ti fa questo, poi tutte queste cose, poi noi abbiamo contatti con l'Enel, cioè loro ci chiedono di incontrarci, noi incontriamo, diciamo guarda, o sostanzialmente noi continuiamo la campagna, o voi dite che cancellate Porto Torre, cancellate Rosso Mocalabro, noi poi chiediamo il dimezzamento dell'uso del carbone al 2020, l'azzeramento al 2030, quindi non ti sto chiedendo, spegni tutto domani. Sto dicendo, facciamo uno scenario, esatto, facciamo uno scenario di riduzione, perché sappiamo che, cioè, che ci si può arrivare, sì, non sì. Progressivamente. Loro questo ovviamente non lo vogliono fare, perché sostanzialmente con carbone fanno un grande profitto. Per darti un esempio, siccome producono a 20 e vendevano a 62, o 65 anche 70, comunque, loro con 15 miliardi di kilowattora prodotti all'anno a Brindisi fanno con il profitto lordo 600 milioni, quindi qua 1,5 milioni al giorno. Capito? L'Agenzia Europea presenta a novembre del 2011 un rapporto sugli impatti sui costi esterni dell'inquinamento industriale. Costi esterni che sono divisi in due categorie. L'Agenzia Ambientale? Sì, l'EA. Loro hanno presentato questo rapporto in cui sostanzialmente le categorie con cui si monetizzano i danni sono la CO2, e loro calcolano il costo a tonnellata come lo calcola il governo inglese, cioè col costo marginale di abbattimento. Io non entro nel merito, l'hanno fatto loro, io lo prendo, insomma, loro sono un riferimento della Commissione Europea, utilizzano la metodologia di un governo, quindi io prendo quel numero lì, poi si può discutere, accademicamente si può discutere, poi fanno... generalmente è il modello inglese. Esatto, e poi fanno il calcolo dei costi dell'inquinamento, dove nel calcolo dei costi dell'inquinamento ci mettono sia la mortalità in eccesso, sia i costi di ricoveri o di malattie in termini di giornate lavorative perse, o ricoveri. E anche danno alla produzione agricola. E anche la produzione marginale. Allora noi guardiamo questo rapporto, diciamo benissimo, questo è l'algoritmo dell'agenzia, non è uno studio epidemiologico. È uno studio semplicemente per valutare l'impatto, tenuto conto che ragioniamo in termini economici. Allora noi però diciamo, noi siamo un'associazione ambientalista, non me ne frega niente di sapere a me se un morto vale 2 milioni di euro oppure no, questo lo avete fatto voi. Allora andiamo a un istituto olandese indipendente, cioè, senti, mi fai i conti con questo modello su tutte le centrali Enel e mi evidenzi la mortalità in eccesso. Era già nel modello, nel solo modello. Che veniva trasformata in soldi, cioè ogni morto aggregata. 2 milioni di euro, quindi alla fine tu c'hai tutto il numero, quindi metti insieme il danno sanitario, quello alla produzione agricola, quello alla mortalità eccetera, è una stima in soldi, che tra l'altro è equivalente all'extraprofitto che c'hai. Sì, no, quello che veniva fuori è che l'ordine di grandezza è quello. E l'ordine di grandezza, cioè che secondo la Commissione Europea il minimo veniva calcolato anziché calcolare il valore del singolo morto, io calcolo gli anni di vita persi, che costano di meno, perché i morti che produce sono persone più anziane, quindi mediamente una decina di respiratori, una decina di anni di vita in media. E il dato massimo invece è col calcolo invece del valore statistico della vita, tra 500 e 700 milioni per Brindisi nel 2009. Nel 2009 Brindisi ha prodotto un extra profitto di 600 milioni, a cui lordo, a cui devi togliere gli stipendi, però fondamentalmente è quello che costa una centrale, il carbone è il combustibile fondamentalmente, in una centrale del 90, quindi completamente ammortizzata come capitale. Quindi Somo ci fa questo rapporto prima di essere pubblicato viene dato a Enel per commenti, Enel questi si impazziscono, andiamo in onda, ci fanno caso, perdono, poi abbiamo avuto regalato questo video di Calopresti dove c'è Haber, no, questi, non so, avete visto questi Haber che entrano questi due dell'Enel in una casa di due persone, che praticamente c'è quello che l'Enel poi vende elettricità, come distributore vende elettricità di tutti, perché hanno quasi, cioè in molte regioni sono solo loro. Come produzione invece per metà vanno a carbone, perché loro hanno investito molto poco in Italia sui rinnovabili. Hanno investito molto sui rinnovabili all'estero, ma in Italia poco.
questo video di nuovo, adesso abbiamo due procedimenti in corso, cioè, Alessandro è stato interrogato dalla polizia postale e anche da quella normale, che non sapevano di essere tutte e due, che lavoravano sulla stessa cosa, per cui sono due denunce diverse. Il regista Capopresti è stato identificato dalla polizia, questo, vabbè. Quindi abbiamo, cercano sostanzialmente di intimidirci attraverso una serie di... Però ecco, quello che secondo me va fatto, io credo che tu, poi quello che abbiamo detto anche a Bersani quando c'è conto, noi diciamo quello che secondo me è veramente assente nel dibattito politico è questo, e cioè che le singole misure, anche quelle sul 55%, anche alcune cose che Bersani aveva fatto all'epoca quando era ministro, sono singole misure anche buone, anche quando sono cose buone, diciamo, sono buone. Quello che manca è una visione, e si vede nella strategia energetica nazionale che Passera ha fatto, che ha presentato prima, di, anche se poi, come sappiamo, la base giuridica di quella strategia è discutibile, quanto va. Di fatto noi lo leggiamo come un armistizio, cioè quello è il massimo che i grandi soggetti energetici riescono ad accettare, è molto vago sulla parte che interessa a noi, è molto chiaro sulla parte che riguarda le trivelle, soprattutto al mare, dove noi abbiamo preso la sua, Alessandro che più di me poi vi intrattiene sulle altre cose, e invece evita di dire sostanzialmente cosa che oggi è il dibattito in Europa, cosa si fa al 2030, perché queste infrastrutture energetiche non è che si cambiano in 5 minuti. Quindi se tu dici io 2050 voglio arrivare lì, la partita vera è sul 2030, perché tu se dici che al 2030 devi appunto smontare, continuare a smontare il sistema delle fonti fossili, investire sulle reti, fare delle rinnovabili l'asse portante, dai un segnale a tutte le imprese e anche a questi grossi, diciamo, perché poi diciamo, qual è poi la lettura al di là, diciamo, degli interessi, diciamo, della soggettività e del giudizio sulle singole persone su cui possono anche entrare, è che noi vediamo soprattutto, noi vediamo come Greenpeace, noi ci occupiamo di alcune cose, di alcuni settori merceologici anche abbastanza importanti, riusciamo a ottenere dei cambi di politiche dalle aziende laddove le aziende hanno dei cicli di investimento più brevi. Quando il ciclo di investimento è più breve, per esempio l'abbiamo visto nel caso del tessile, poi Alessandro vi racconterà, cioè, quindi loro o sull'elettronica o sui grandi aziende, sulle grandi aziende che fanno scatolamento del tonno, esatto, il tonno, in cui loro, una volta che noi cominciamo a criticarli, lo facciamo poi per avere una collaborazione, perché vogliamo spostarli dalle cose sbagliate alle cose giuste. Laddove il ciclo di investimento è più breve, otteniamo dei risultati anche a breve. In tutto il mondo, laddove si parla di fonti fossili, grandi utility energetiche, eccetera, è molto più difficile, perché il ciclo di investimento è lungo. Quindi siamo, per così dire, io questo l'ho anche spiegato a bene, siamo per natura portati a litigare con loro, perché tanto i cambiamenti li vedremo nel medio termine, se li vedremo. Il rischio che loro hanno, e che noi abbiamo anche cercato di spiegare in questi colloqui, che poi noi non ci sottraiamo mai, quando ogni volta loro ci chiedono di vederci, noi sempre una linea, non abbiamo paura, andiamo e diciamo una cosa come stanno, perché non c'è niente di personale quello che facciamo. Gli abbiamo anche detto, guarda che voi siete aziende abituate a gestire pochi oggetti grossi, ma questa epoca è altra volta. Noi dobbiamo andare verso un sistema nuovo e voi o vi muovete o siete un dinosauro che sarà, se non si innova.